6 anni fa, nel momento in cui ci trovammo praticamente con un piede tre quarti in Serie A, per poi ritrovarci retrocessi, perché di fatto fu una retrocessione in Serie B, guarda caso con l'avvento di questa dirigenza che attualmente gestisce le sorti societarie della Ternana Calcio. Questo non significa niente, sia ben chiaro, non è che fu colpa di quei signori, se poi non si andò in Serie A sappiamo bene tutti ormai di chi furono le colpe specifiche. Però il campionato è, e qui voglio concludere in maniera succosa, è talmente modesto che sarebbe veramente un omicidio, un assassino, un calcicidio non sfruttare questa occasione, perché veramente tutti vanno piano, il Pescara che riesce a il Verona che riesce a pareggiare al cinquantesimo con il Potenza, le altre squadre che battono. Perdeva, se non sbaglio. E perdeva, infatti riesce a pareggiare al cinquantesimo, quindi sì. Altre squadre che dovrebbero avere ambizioni importanti si fermano, perdono, pareggiano inopinatamente, eccetera, eccetera. Non approfittare di un'occasione del genere, secondo me, è fare la fine che si fece a suo tempo 6 anni fa, cioè significa in pratica gettare al vento una occasione più unica che rara. Chi ha orecchie per intendere, intenda. E ci vuole anche la volontà, però. Certamente, certamente che sì, ma certo è che se effettivamente c'è questa ipotetica ventilata volontà di cessione al miglior offerente della società, che da più parti si vocifera per l'appunto, un conto insomma eccetera, una società che in Serie B, un conto in prima divisione, insomma, no? Quindi penso che ci sia la volontà. Beh, diciamo che i contributi, se non altro per diversi. I contributi, certo. Livia, ma secondo te sta squadra ci può andare in Serie A? No, perché noi fino a due domeniche fa parlavamo, spicciamoci a fare i punti per salvarci. Dopo passano due domeniche e stiamo parlando di occasioni uniche per andare in Serie B. Questo è un campionato strano, molto strano. Mi pare che il campionato della Ternana sia molto strano. Perché nel giro di due settimane cambia tutto. È vero che con i tre punti per la vittoria è molto facile che nel giro di veramente di poco tempo le cose vengano stravolte. Però è un campionato molto particolare. Io probabilmente avete ragione, sarà un campionato anche molto modesto, però anche nella sua modestia piuttosto equilibrato, e non è vero neanche che le squadre che hanno acquistato molto e che hanno investito molto in realtà si trovano in ottime posizioni. Per esempio il Pescina ha anche nomi di grande spessore, di grande rilievo, no? Ci ricordiamo tutti, insomma. Che fine ha fatto? A proposito, non so, c'è Coutos, ce ne sono tanti, poi anche adesso hanno fatto un sacco di acquisti anche al mercato invernale, però insomma si ritrovano comunque ultimi in classifica, quindi è un campionato comunque indecifrabile. Anche gli Aranci li vendono anche a 7 a 3. È chiaro, anche noi qualche anno fa comprammo, com'è che si chiamava quel giocatore che aveva la fascite lì e adesso non mi viene in mente. Van Gastel, esatto, che mitico, era un giocatore di caratura internazionale, però Jean purtroppo Paul aveva un problema serissimo a muscolare, e quindi cioè, inutile che compri un giocatore di quel genere. Però voglio dire, secondo me questo è un campionato da sfruttare fino in fondo. Io non so se la Ternana ha le potenzialità per andare in Serie B, io credo che però abbia le potenzialità per giocarsela fino in fondo e per andare ai playoff, non perché sia una squadra straordinaria, ma perché è una squadra equilibrata. Io la più grande potenzialità che, data la storia fino ad oggi, vedo nella Ternana, e spero tanto di sbagliarmi, è quella di rovinare tutto e rimanere ancora una volta appiccati. Io spero di no, però la grande potenzialità che fino ad oggi ha dimostrato la Ternana è quella. Beh, ma ci abbiamo provato anche quest'anno a rovinare tutto, Enrico, perché nel momento in cui Baldassarri è andato via, nello spogliatoio, adesso ci possiamo pure nascondere dietro un dito, mi vedete lo stesso, però nello spogliatoio chiaramente c'è stata bagarre, perché certo, evidentemente nel momento in cui giocano certi giocatori non giocano altri, alcuni giocatori vengono messi in quarantena, congelati, alcuni fuori rosa, qualcuno col muso, è evidente che rompi un equilibrio che si era creato faticosamente, e quindi lì rischi veramente di precipitare, e i playout si fa subito a conquistarseli un attimo. Io sono contenta perché poi sono tifosa della Ternana. Però sistemato, sai, probabilmente hanno, sai, certe volte ci vuole anche bravura nel tirare i dadi. E evidentemente è venuto nel gioco di cui parlavamo qualche settimana fa, è venuto qualcosa di buono. Adesso, sì, senza scherzarci troppo, però probabilmente hanno azzeccato qualche decisione ben fatta, e adesso si sta ricomponendo. Io sono molto contento di questo.
Enrico, anche a livello di formazione la vedo un po' sonnacchiosa ancora la trasmissione, ci voglio mettere un po' di brio, no? Perché allora intanto cominciamo a dire che con Valone non gioca più. No, perché qui ci odierà, parliamo in fil di metafora, io parlo Ternano, pane e salame, stampatello, come preferite, con Valone non gioca più, e già questo vuol dire giocare in 11, per quanto mi riguarda, perché ho visto le prestazioni. È entrato, vabbè, ma vabbè, se entra all'89esimo, ragazzi, 10 minuti a Falegna, che è bene, 90 minuti titolare, no, non esiste al mondo. Non è stato ceduto Piccioni, non è stato ceduto allo Piccioni, Spezia, per un pelo. Qui ci sarebbe ad aprire una piccola parentesi, visto che vuoi un pizzico di pepe. Tu o qualcuno, non so chi, ha detto Piccioni, prestazione straordinaria, concordo. Servito continua. Piccioni gli hanno passato 4 palle, in tutto. 4 palloni, di cui 3 ne ha sfruttati in maniera straordinaria e uno ha calciato fuori in maniera comunque sufficientemente. Io non ho vista tutta questa gran utilizzazione di Piccioni. Io non sono tanto d'accordo, perché secondo me lui ha portato avanti quasi la maggior parte delle palle utili nel primo tempo. Ma io non ho la sensazione che i compagni non lo cerchino, anzi, a me dà l'idea che comunque lui sia un giocatore abbastanza cercato. Ma io penso che sia, tra l'altro, sia uno dei pochissimi beniamini della tifoseria, mi pare uno dei pochi che salta l'uomo in questa squadra, esatto. L'ha fatto più di una volta. C'è il cambio di passo, cosa che nessuno ha. Mi pare uno che quando l'azione non volge al meglio d'esperienza prende i falli. Quando c'è il famoso incasinamento da gambe tutte incrociate, esce sempre fuori lui con la palla. Oppure piglia fallo. Quindi è anche questa una bella caratteristica. È imprescindibile per questa. Sì. Ecco, dove voglio arrivare, se mi consenti, per concludere la provocazione. Noiello non sta in forma, è stato giustamente sostituito, si è tornato al modulo originario, che non è perché Baldassarri avesse scoperto l'acqua calda giocando con 4-4-1-1 scolastico, voglio dire. Però mi sembrava più adatto ai giocatori, senza andare a cercare schemi, no? Tu il vate che viene dalle brumose, il vate, no? Della bassa. Ecco, perché Ferrara si trova nella bassa Padania. Mi pare che se oltre Pofe, parte dell'Emilia, se anche vicino Bresciallo, Don Camillo, Peppoli, insomma. Se anche, voglio dire, si arrangia con un 4-4-1-1, 4-4-2, quello che è, che poi questi numeri sempre, come dice Gigi, ti posso dire una cosa. Mi pare che nessuno si offenda e si scandalizzi, anzi. A Chiosa bisognerebbe dire una cosa. Direi che dal mercato uscire un terzino sinistro, finalmente, è capace sia di difendere che di attaccare. Se uno vuole essere preciso fino alla fine, più realista del re, va detto che Gabriele Enzo Ferrari vale tanto quanto, forse di meno, di Berna. Per come l'ho visto io, un ruolo diverso. Certamente sì, però Perna mi sembra che ormai ancora abbiamo visto poco. Mi sembra che Perna al pari di Cardona sarà afflitto da influenza alla Bresnia, proprio alla Iosa, l'influenza non guarisce più, come Cardona c'è questa influenza devastante che gli piglia sempre chissà perché il giorno delle convocazioni. Vabbè, mo staremo a vedere. Queste sono cose che non dovevano succedere, diciamo che si è perso troppo tempo, diciamo che sarebbe bastato pareggiarle quelle partite che abbiamo perso in casa per stare al pari col Verona. Tante occasioni sono state perse, ma ci sono ancora 10 partite, se non vado errato, o 9. 10 di cui 6 in casa. 30 punti a disposizione, 6 partite in casa, non giocarsela sarebbe un suicidio, veramente lo dico da tifoso della Ternana, perché a me piacerebbe da morire che ne dica qualcuno che oggi mi addita come gufo, che mi piacerebbe tanto rivedere la Ternana in Serie B, dove l'ho lasciata col cuore 5-6 anni fa, prima di diventare un reietto. Ecco, reietto. Vabbè, insomma, in sostanza, io, tanto per concludere quello che stavo dicendo e che avete sollecitato voi, non credo che la ripresa di questa Ternana sia qualcosa di nebuloso, è molto semplice, il calcio a volte è molto più semplice di quello che uno non possa pensare, cioè fai giocare quelli i migliori che hai, poi qualcuno bravo lo tieni comunque fuori, però cerchi di far giocare i migliori che hai, perché è evidente che non me ne voglia con Falone perché non ce l'abbiamo con lui, però siamo qui anche per giudicare perché abbiamo il tesserino da giornalisti. Nel momento in cui io vedo giocare in campo anche tu entri gratis, scrocchi la partita, sei una scrocco da 15 anni, scrocco ragazzi, sono io, certo. Comunque nel momento in cui tu vedi giocare Danucci e Di Deo e vedi giocare con Falone, io credo che anche un bambino